Salutiamo Irene Chies, giornalista, scrittrice, nostra amica che ci segue anche da Buongiorno a voi. Malta. Ci segue da Malta dove vive, lavora e gestisce anche un blog che si chiama Molto Malta, che ci permette un po' di conoscere anche la vita quotidiana dell'isola, dell'ex colonia britannica. Intanto Irene, cosa sta succedendo a Malta? Perché è un paese considerato a rischio? Ma Malta è un paese che aveva gestito l'emergenza con le sue ombre, le sue contraddizioni, però l'aveva gestita in maniera piuttosto buona, grazie alla prudenza del popolo maltese e a una guida piuttosto, come dire, illuminata, ecco, da parte delle autorità sanitarie, che includeva tamponi a tappeto e indicazioni appunto di contenimento. E purtroppo l'apertura al turismo ha avuto come conseguenza un rilassamento totalmente di quelle che erano state le misure di prudenza. Qual è la tua opinione anche dal punto di vista sociale, se mi posso permettere, di questi giovani che scelgono Malta come stazione per le proprie vacanze? Peraltro, scelte che vengono fatte in un periodo comunque di pandemia, probabilmente sarebbe stata necessaria un po' più di prudenza. La tua riflessione qual è su questo? Malta è un luogo di vacanza quasi mitologico, nel senso che è un posto per i siciliani in particolare, è un posto vicino alla Sicilia, proprio attaccato, facilissimo da raggiungere, con questa attrattiva molto forte di Paceville. Paceville è il quartiere della cosiddetta Movida, se vogliamo chiamarla così, dove ci sono discoteche, nightclub, bar di ogni tipo, locali, e quindi è facile che attragga tutto questo tipo di persone, i Al giovani in momento particolare. questi locali funzionano regolarmente, malgrado quello che Guarda, è succede. successo che proprio lunedì in conferenza stampa il Ministero della Salute Chris Fearn e la Sovrintendente alla Salute Pubblica Charmaine Gauci hanno comunicato le nuove misure atte a contenere il virus. Era appunto lunedì 17, però queste misure sono entrate in vigore soltanto 2 giorni dopo, cioè mercoledì 19 agosto, la maggior parte di queste misure. Fra queste misure c'era appunto a partire solo da mercoledì la chiusura di bar e discoteche, però c'è una deroga, diciamo un escamotage per non scontentare troppo i gestori dei locali. A questa chiusura fanno eccezione i locali che includono dei ristoranti, nei quali ristoranti o comunque nei locali in cui viene offerto qualcosa da mangiare ad avventori seduti. Inoltre è stato stabilito, così per completezza, il divieto alle feste in barca, anche se le crociere portuali sono consentite. Poi c'è il no al raggruppamento di oltre 15 persone, il permesso ai ricevimenti di nozze solo se a tavola, quindi niente buffet o ricevimenti in piedi, e l'obbligo di indossare la mascherina in tutti gli spazi pubblici chiusi. Va detto che il 17 agosto i casi positivi erano 3. Cioè, questo per dire la buona gestione della situazione che aveva avuto Malta fino all'inizio dell'estate. 3 soltanto casi positivi che si sono più che centuplicati, se oggi sono 666. E la gestione dei flussi turistici da parte del governo, e in particolare della ministra al turismo Giulia Farrugia Portelli, è stata oggetto di ampie, di aspre critiche. Una delle recenti occasioni di diffusione del virus, secondo i mass media maltesi, è stato il discusso Hotel Takeover Party, un evento di massa a tutti gli effetti, durato un intero weekend, dal 17 al 19 luglio, che si è tenuto presso un hotel di St. Julian. St. Julian è il quartiere in cui c'è proprio poi la zona di Paceville, che è appunto l'abbiamo definita la zona della Movida.